Ciao, ciao a tutti, ciao. Sono Francesco De Falco per essere precisi, e questa sera sono felice di essere insieme a voi per parlare insieme dei sette raggi e del nostro scopo di vita. Prima di iniziare, volevo ringraziare in modo particolare Enrico Ballantini e Anna Tamburini Torre per la loro ospitalità e perché senza di loro questo evento non sarebbe possibile. E naturalmente ringrazio la presenza di tutti voi. Detto questo, mi presento per chi eventualmente non mi conosce ancora. Mi chiamo Francesco De Falco, come dicevo, sono un ricercatore evolutivo, uno studioso di psicologia esoterica e il fondatore della nuova psicologia di sintesi, che vuole andare a conoscere e integrare tutti gli aspetti dell'essere umano, da quelli più materiali a quelli più spirituali. Questa sera, se ne avrete voglia, faremo insieme un percorso per l'integrazione della nostra personalità e del nostro sé superiore e per la conoscenza maggiore del nostro scopo di vita. Benissimo, siccome vorrà essere un percorso di gruppo, io vi chiedo di scrivere qui sotto nei commenti dove sto scrivendo ciao a tutti. Ciao Anna, ciao. Ci vediamo, a presto. Allora, qui sotto nei commenti, durante questa chiacchierata, io vi chiedo di inserire dei vostri dubbi, delle curiosità, delle domande riguardo al tema della serata, perché quello che vi dirò potrebbe suonarvi strano oppure troppo astratto, e io ci tengo particolarmente che tutte le informazioni che vi darò possano essere utili per il nostro percorso di vita individuale e collettivo. Quindi non esitate, fatemi domande, perché le vostre domande potranno indirizzare questa serata nella direzione che può dare i maggiori benefici sia a voi individualmente, sia a noi tutti insieme come gruppo, per fare dei passi insieme verso l'unità. Bene, ciao Donatella, perfetto. Direi che possiamo partire, possiamo cominciare riprendendo i fili, facendo un po' di riassunto delle puntate precedenti riguardo ai sette raggi. Io non so quanti di voi conoscano già i sette raggi. Che cosa sono? Sono le sette energie fondamentali che donano le loro qualità a tutto ciò che esiste nel nostro universo. Dalle cose più grandi, le stelle, i sistemi solari, alle cose più piccole, come noi stessi. La parola chiave per esprimere l'essenza di un raggio è la sua qualità. Ogni raggio, con la sua luce, i suoi colori, ci comunica una qualità specifica che serve per la nostra evoluzione. Detto questo, già un'altra volta abbiamo parlato insieme del significato dei vari raggi e delle loro qualità. Questa sera riprenderemo l'argomento per parlare di come questi raggi influenzano la nostra vita, donandoci anche il nostro campo di attività specifico, il campo di attività che utilizziamo per evolvere noi stessi, per crescere, per svilupparci, per entrare in un mondo più luminoso e contemporaneamente per lavorare per il bene comune, per l'evoluzione collettiva. Ecco che ognuno di questi raggi rappresenta un percorso iniziatico. A questo punto voi potreste chiedervi: ma io di che raggio sono? Allora, non si può dare una risposta facile a questo argomento, perché in effetti non siamo di un unico raggio. In noi ci sono le energie di diversi raggi che si combinano tra di loro. Ciao Raffaella, ciao Donatella, ciao Chiara. Diverse energie di raggio si combinano dentro di noi. È come se ognuno di noi, ogni essere umano, fosse un cocktail di diversi raggi differenti. Per esempio, noi troviamo dentro di noi il raggio dell'anima, il raggio del sé superiore, vuol dire.
Poi abbiamo il raggio della nostra personalità, poi abbiamo il raggio del nostro corpo mentale o della nostra mente, e poi abbiamo il raggio del corpo emotivo o astrale che regola le nostre emozioni e i sentimenti, e infine abbiamo il raggio del corpo fisico eterico che influenza la nostra energia fisica. Ecco, vedete, ci sono almeno 5 raggi dei 7 di cui vi ho parlato, vi ho accennato, che ci influenzano. E allora, qual è il raggio che ci influenza maggiormente di questi 5? Il raggio del corpo fisico, il raggio del corpo emotivo, il raggio del corpo mentale, il raggio della personalità o il raggio dell'anima? Ecco, dipende innanzitutto su quale energia ci caratterizza maggiormente nel corso della giornata e della nostra vita. Allora, una persona che è focalizzata molto riguardo al corpo fisico, alle sue esigenze, avrà come raggio che lo influenza maggiormente il raggio del corpo fisico. Una persona che è guidata soprattutto a livello emozionale sarà guidata soprattutto dal raggio del corpo emotivo. Una persona che invece è molto più mentale e molto più cerebrale sarà guidata maggiormente, influenzata dal raggio della mente, del corpo mentale. Ancora, una persona che ha già riunito, ha già integrato all'interno di una personalità coerente le energie del corpo fisico, del corpo emotivo, del corpo mentale, sarà influenzato maggiormente dal raggio della sua personalità. Che cos'è la personalità individuale? È la sintesi, l'integrazione di emozioni e sentimenti, di pensieri, di energie fisiche, coordinate da una volontà che ci spinge a realizzare noi stessi individualmente. Una personalità è una persona che si percepisce separata dagli altri esseri viventi ed è alla ricerca della propria felicità e della realizzazione dei propri potenziali individuali. Tutto chiaro fino a qua? Ciao Mariella, ciao Graziella. Ciao a tutti. Benissimo. Allora, poi ci saranno delle persone invece che sono maggiormente influenzate dal raggio del sé superiore o dell'anima. L'energia dell'anima, noi entriamo in contatto con l'energia dell'anima quando siamo spinti non più tanto a cercare la nostra felicità individuale, la nostra realizzazione individuale, e invece il bene collettivo, l'evoluzione collettiva. Perché quello che noi chiamiamo sé superiore o anima è un sinonimo di coscienza di gruppo. La personalità è sinonimo di coscienza individuale e quindi ricerca principalmente la felicità individuale, la realizzazione individuale. L'anima o sé superiore è coscienza di gruppo e ricerca il bene collettivo e l'evoluzione di gruppo. Noi, io che vi parlo e voi che mi ascoltate, a che punto siamo della nostra evoluzione? Perché una volta che comprendiamo a che punto siamo della nostra evoluzione, comprendiamo anche da quali raggi siamo maggiormente influenzati. Ecco, noi stiamo vivendo probabilmente un periodo intermedio della nostra evoluzione, un po' a metà tra la personalità e il sé superiore, tra l'individualità e l'anima. Cosa intendo in questo modo? Che probabilmente viviamo un dissidio interno tra la realizzazione di noi stessi, dei nostri potenziali individuali e la ricerca della nostra felicità, e contemporaneamente
La ricerca dell'azione per il bene collettivo, per l'evoluzione di gruppo. Siamo quindi nello stadio evolutivo in cui cerchiamo di fondere insieme le energie della personalità e dell'anima, del sé superiore. Tutto chiaro? Quindi, probabilmente, i due raggi che ci influenzano maggiormente in questo nostro stadio evolutivo sono il raggio della personalità e il raggio dell'anima, del sé superiore. Ok? Benissimo. Detto questo, io vi chiedo di immaginare la vostra personalità individuale come una perla di un certo colore, di uno dei sette colori dell'arcobaleno. Ci avete pensato? L'avete immaginata? Perfetto. Immaginatela come una perla che ha alcune parti perfette e altre imperfette, delle parti più luminose e trasparenti e delle parti più opache e un po' più di ombra. Immaginata? Perfetto. Ora immaginate però che la vostra personalità sia collegata ad altre personalità che avete vissuto in passato, in altre incarnazioni precedenti. E immaginate anche che vivrete altre incarnazioni di altre personalità in futuro, altre perle di colori diversi, di purezze differenti, di perfezioni e imperfezioni differenti. Avete immaginato queste perle? Queste perle potrebbero essere 20, 30, 40, per esempio. Ciao Gigliola. 20, 30, 40 di queste perle. Adesso immaginate di infilare all'interno di queste perle, che sono forate, un filo di luce, un filo colorato e luminoso. Questo filo attraversa tutte le perle delle vostre personalità, delle vostre incarnazioni passate, presenti e future, e dà loro una direzione. Una direzione che si dirige verso l'alto, verso la luce, ma con un colore ben preciso. Un colore preciso che è il colore del raggio della vostra anima, uno dei sette colori dell'arcobaleno, uno dei sette colori che può avere il raggio dell'anima. Tutto chiaro fino a qua? Quindi il raggio dell'anima, se ci riflettiamo, è l'unica cosa di noi stessi che rimane costante in tutte le nostre incarnazioni, in tutte le nostre personalità. Noi, all'interno delle singole incarnazioni che viviamo, all'interno di queste singole perle, noi viviamo l'energia di tutti questi sette raggi più e più volte. Però c'è un unico raggio, il raggio dell'anima, che è sempre uguale in tutte queste incarnazioni, e costituisce il nostro campo di attività, la nostra qualità specifica che a mano, incarnazione dopo incarnazione, noi perfezioniamo sempre di più nel nostro ritorno a casa verso la luce. Tutto chiaro fino a qua? Questo è quello che nei Vangeli, nel Vangelo di Luca, per essere precisi, viene chiamato il ritorno a casa del figliol prodigo. Avete mai sentito parlare di questa particolare parabola, la parabola del figliol prodigo? Scommetto di sì. Ecco, nella parabola del figliol prodigo, ve la racconto in pochi secondi, possiamo dire, viene raccontato qualcosa, viene raccontato del figlio di un grande proprietario terriero che aveva greggi, armenti, proprietà terriere, servitori, che a un certo punto vuole fare la sua strada,
vuole sbagliare con la sua testa in un certo senso. E in un certo senso quindi rinnega suo padre e se ne va via in incognito in mezzo alle terre degli uomini. E all'interno di questo suo percorso di vita sulla Terra fa tante esperienze e gradualmente fa delle esperienze in un certo senso sempre più degradanti. Vende i suoi vestiti, vende i suoi pochi averi che aveva portato con sé, alla fine diventa un impiegato, o meglio, un operaio all'interno di un allevamento di porci. E si ritrova nel fango con i porci a mangiare le stesse cose che mangiano i maiali. È il punto più basso di immersione nel mondo della materia. A questo punto, però, è come se vivesse un risveglio interiore, in cui dice a se stesso: ma io ricordo chi sono. Io non sono un maiale, non sono neanche un guardiano dei maiali. Io sono il figlio di mio padre. Mi volgerò e ritornerò verso casa. Ricordatevi questa frase, perché è una frase centrale nella chiacchierata di questa sera, per comprendere bene il nostro scopo di vita. Io sono figlio di mio padre, mi volgerò e ritornerò verso casa. Fu così che il figliol prodigo si scosse, si lavò, si rimise dei vestiti civili e ricominciò il suo viaggio verso casa. Fu un viaggio lungo. Nel Vangelo non ci viene detto quanto tempo ci mise egli a tornare verso la casa del padre, un tempo indefinito, ma alla fine giunse davanti a casa di suo padre. Qui, pur ricordandosi che era il suo figlio, il figlio di suo padre, del padrone di casa, dentro di sé si vergognava e diceva dentro di sé: ma mio padre mi accetterà ancora come suo figlio? Mi metterà nella sua casa o mi farà fare l'apprendista come l'ultimo dei suoi stipendiati, l'ultimo dei suoi salariati? Pur facendosi queste domande, entrò in casa e a questo punto suo padre lo accolse felicemente, fece uccidere il famoso vitello grasso della parabola per festeggiare e celebrare il ritorno a casa di suo figlio prediletto. Ecco, in questa parabola c'è tutta la storia di noi esseri umani, che in realtà non siamo entità materiali che fanno un percorso spirituale. Siamo entità spirituali che fanno un percorso nei mondi della materia per vivere determinate esperienze, per, diciamo, svolgere un'azione evolutiva nei mondi della materia. E poi gradualmente ritornare a casa, nella casa del padre, ovvero nel mondo dello spirito. Capite? Noi siamo il figliol prodigo della parabola e noi compiamo un percorso sempre più in basso, apparentemente, nel mondo della materia, ma per portare un'evoluzione nella materia, per portare una scintilla di luce che illumini il mondo della materia dal suo interno, per farlo evolvere e tornare alla casa del padre, portando con noi dei risultati evolutivi di gruppo, collettivi, importanti. Perché noi non svolgiamo le nostre incarnazioni solo per perfezionare noi stessi. Il perfezionamento di noi stessi è un effetto collaterale positivo del nostro percorso evolutivo nei mondi della materia, ma non è lo scopo più importante, e torniamo al tema della serata, non è lo scopo più importante delle nostre incarnazioni. Noi siamo qui per
per l'evoluzione collettiva, per portare un'evoluzione all'interno, in questo caso, del nostro pianeta e dell'umanità tutta. Per questo, però, dobbiamo prima immergerci nel mondo della materia. Quindi, una parte del nostro percorso è proprio questo, dello stesso figliol prodigo della parabola, che entra fino in fondo in questo mondo, si sporca le mani, come dobbiamo fare anche noi, per portare poi un'evoluzione. Ecco, ve l'ho detto in tanti modi differenti, però è fondamentale che ci portiamo a casa questa sera innanzitutto questo messaggio, che questi sette percorsi di raggio, del raggio dell'anima, di cui parleremo questa sera, sono tutti aspetti differenti di un unico percorso nel mondo della materia per elevare la materia e portarla a una vibrazione più elevata. Ognuno di questi percorsi è illuminato di una luce differente, ma tutti vanno dal buio, dall'ombra, verso la luce della casa del Padre. Perfetto. Avete domande? Ok, allora Caterina ci chiede, perché a questo punto è una domanda per tutti noi. Buonasera Francesco, raccontata così è una parabola meravigliosa. Il catechismo però, un accenno importante, era il paragone con l'altro figlio ed è l'interpretazione di quest'ultimo figlio che per me è sempre, da sempre stata la più ostica. Allora, è vero. Si parla di due figli all'interno della parabola. Io stasera non parlerò dell'altro figlio. L'altro figlio è un'entità che non ha mai fatto il percorso incarnativo che facciamo noi, che siamo il figliol prodigo, e quindi non ha vissuto queste specifiche esperienze nel mondo della materia. Questo non significa che uno dei due figli sia differente dall'altro. Semplicemente c'è stata a monte una scelta per cui uno dei due è rimasto all'interno del mondo dello spirito, l'altro figlio, l'altra entità, ha deciso di lavorare all'interno dei mondi della materia per portarvi quell'evoluzione di cui vi parlavo prima. Non c'è né un merito né un demerito in questa scelta, sono due percorsi differenti. Noi stasera parleremo di questo percorso nei mondi della materia e la risalita nel mondo dello spirito, perché questo è il nostro percorso, il percorso che a un certo livello animico, abbiamo scelto. Non l'abbiamo scelto a livello della nostra personalità individuale. Non ho scelto io come Francesco De Falco questo percorso. L'ha scelta la mia anima, il mio sé superiore. Capite? Perfetto. Benissimo. Adesso noi vedremo come quest'unico percorso si manifesta, forse è il termine più giusto, in sette percorsi differenti, che sono tutti aspetti di un unico percorso dall'ombra verso la luce. Li vedremo uno alla volta, almeno 4-5 di loro, questa sera, per cercare di intuire qual è il percorso più affine al nostro sé. Questo è molto importante. Ecco. Un primo aspetto da tenere presente è quello che abbiamo detto fino a qua. Adesso cercheremo di studiare questi sette raggi per sviluppare la nostra intuizione e percepire dentro di noi quale di questi raggi è più affine all'energia della nostra anima. Sì, perché a differenza dei segni zodiacali che possono essere calcolati per quanto ci riguarda, in base
alla data di nascita e all'ora di nascita, in questo caso noi non possiamo stabilire con sistemi astrologici, aritmetici, geometrici, matematici o chi più ne ha più ne metta, qual è il raggio della nostra personalità o qual è il raggio della nostra anima, del nostro sé superiore. Ci dobbiamo arrivare grazie allo sviluppo della nostra intuizione superiore e attraverso lo studio paziente delle energie di questi raggi. Infatti, diciamo così, la psicologia dei raggi ci è stata donata dai maestri circa 100 anni fa, è stata data come conoscenza all'umanità, perché solo da 100 anni a questa parte l'umanità si è così evoluta da sviluppare un barlume dell'intuizione di cui vi parlavo, che serve gradualmente a comprendere a quali raggi noi siamo più affini, quali sono i raggi che ci influenzano maggiormente. Sentendo le descrizioni di questi percorsi del raggio dell'anima che vi leggerò questa sera e che ci sono state tramandate dai maestri, noi sentiremo volta per volta, ecco, ci diremo, questo raggio non mi rappresenta, questo non è simile a me. Poi ne sentiremo uno o due che sentiremo molto, molto più connessi con noi. Uno di questi raggi che sentiamo ci appartiene maggiormente è il raggio della nostra anima. L'altro, forse, è il raggio della nostra personalità. Ma questa sera ci concentreremo maggiormente su quello dell'anima. Perché questo? Perché in effetti il percorso degli studi esoterici va dal grande al piccolo, da ciò che è maggiore fino a ciò che è minore, da ciò che tutto include a ciò che viene incluso. Quindi noi cominceremo lo studio dei raggi da questa sera, poi vedremo magari più avanti altre serate, e a partire dal raggio dell'anima, per poi cominciare a comprendere meglio quali sono gli altri raggi che ci influenzano, quello della personalità, quello del corpo mentale e via discorrendo. Stasera iniziamo dall'anima. Benissimo. Allora, vediamo, ci sono altre domande. Raffaella ci chiede: è possibile indagare nel campo dell'anima per conoscere l'evoluzione dell'anima nelle precedenti incarnazioni? Sì, tutto è possibile, anche questo. Però tenete presente sempre un principio esoterico che ci è stato tramandato dal maestro tibetano, ovvero sul sentiero dell'evoluzione, che il ricordo sia dimenticato, ma la memoria governi. Che cosa vuol dire questa frase misteriosa? Vuol dire semplicemente questo. Non è tanto importante ricordare eventi, episodi specifici vissuti in incarnazioni precedenti che abbiamo vissuto in altre vite, perché i singoli episodi non sono così importanti. Quello che conta sono le lezioni di vita, le comprensioni evolutive che noi abbiamo fatto attraverso questi episodi di vita e che rimangono dentro di noi e in questo senso ci governano. Queste acquisizioni evolutive che noi abbiamo fatto durante tutte le nostre incarnazioni sono dentro di noi, sono il tesoro che ci viene tramandato da tutte le nostre incarnazioni. In questo modo noi siamo, come dire, la sintesi di tutte le nostre vite, di tutte le acquisizioni, di tutte le comprensioni che abbiamo fatto in tutte le nostre vite e che sono dentro di noi. In questo senso, la memoria di queste acquisizioni, di queste comprensioni profonde, ci governa, governa la nostra coscienza. Questo è importante perché vuol dire che niente di ciò che abbiamo vissuto è realmente perso.
È un tesoro che continua a illuminare la nostra consapevolezza e lo illuminerà sempre di più perché continuiamo a fare nuove acquisizioni di vita anche adesso, anche questa sera, per esempio. Mariella ci dice: quindi alla successiva incarnazione, il figliol prodigo che rappresenta tutti noi, avendo vissuto la sua esperienza nel mondo materiale, quando farà ritorno alla casa del padre, sarà più evoluto. I vari gradi di evoluzione acquisiti lo vedranno ripartire avvantaggiato o no? Diciamo che semplicemente nel percorso evolutivo nessuna acquisizione può essere perduta. Quindi tutto ciò che noi viviamo ci arricchisce e rimane dentro di noi, anche dopo che siamo tornati alla casa del padre. Ciò che faremo dopo non ci è dato saperlo. In questo momento lo scopriremo nel tempo. Non anticipiamo troppo le cose. Adesso, per questa sera, è importante che ci familiarizziamo un po' di più con quelli che potrebbero essere i raggi della nostra anima. D'accordo? Perfetto. Allora, partiamo dal primo raggio. Questo è il simbolo, un simbolo del primo raggio. Questo simbolo, che è di colore rosso, la luce rossa del primo raggio, vediamo una freccia che si dirige in maniera potentissima, con grande, grande energia, verso una luce, verso la sua meta evolutiva. Il primo raggio è la volontà ed istruzione. Distrugge con la sua energia tutte le zavorre evolutive con grande energia per maturare delle nuove energie più evolute. Quindi è un raggio di grande potere e grande energia che alterna creazione e distruzione. Qui ne parleremo poco questa sera perché il tibetano ci dice che ci sono poche anime incarnate di questo raggio in questo momento dell'umanità, in questo periodo di evoluzione dell'umanità. Tra noi probabilmente non ce n'è nessuna, però vi leggo il suo percorso per darvi un po' un'idea. Il giardino appare, fiori e alberi vivono in ordinata bellezza, ovunque si odono ronzare. Api e insetti in rapido volo. L'aria è carica di profumi, i colori contrastano vivaci con l'azzurro del cielo. Il vento di Dio spazza il giardino, i fiori le reclinano, gli alberi sono devastati dal vento. Piove, il cielo è nero, tutto va in rovina. Ma poi arriva un altro giardino. Il giardiniere, l'anima, risponde. Chiamate il giardiniere, lavorate, perché la distruzione cede sempre il passo a una nuova bellezza. La rovina precede una nuova creazione. Giardino e giardiniere si devono svegliare e in questo modo il lavoro prosegue. Ecco, qui vi ho letto queste parole per darvi un'idea del linguaggio simbolico che rappresenta il percorso di ognuno di questi raggi, di ognuna di queste anime, verso la luce. In questo caso, nel caso del primo raggio, il primo raggio assomiglia a un giardino e al suo giardiniere e procede per creazione e distruzione continua. È come se questo giardiniere creasse un giardino di rara bellezza, poi si rende conto delle sue imperfezioni, lo distrugge per fare poi spazio a un giardino ancora più perfetto e via discorrendo. Questo è il modo, per esempio, in cui una civiltà, la civiltà per esempio dell'Impero Romano, per dirne una, evolve, raggiunge una certa maturazione, un certo grado di perfezione e poi decade, viene distrutta e viene sostituita da un'altra civiltà successiva che
che ha l'opportunità di andare anche oltre nell'evoluzione umana. Capite? Attraverso la creazione e la distruzione. È un po' la via del guerriero, la via del samurai. Però non è probabilmente il sentiero dell'anima mia o vostra. È più probabile, per esempio, che tra di noi ci siano anime di secondo raggio, il raggio chiamato di amore saggezza, che è questo qui, uno dei simboli del secondo raggio, colore blu, è la spirale che espandendosi tende a raccogliere, a includere dentro se stessa tutto ciò che esiste. Va nella direzione della conoscenza e dell'amore inclusivo. Il nostro sistema solare, per esempio, è un sistema solare di secondo raggio che deve gradualmente evolvere la qualità dell'amore inclusivo. Anche alcuni di noi potrebbero avere come anima, un'anima di secondo raggio, l'anima dello studioso barra insegnante. Vi leggo il suo percorso, simbolico naturalmente. Lo studioso sente di conoscere la verità, tutto gli è chiaro, circondato da libri e rifugiato nel mondo del pensiero, giunge a conoscere il mondo delle cose naturali, ha l'occhio chiuso, ma gli altri due occhi aperti. Se ne sta contento nel suo mondo, pensando di sapere tutti. Accumula grani di conoscenza del mondo, però a un certo punto una vanga affonda nel giardino del suo pensiero e distrugge i corridoi della sua mente. Ecco la rovina che rimuove tutta la sua sicurezza di aver trovato la verità. La luce del sole penetra nei recessi oscuri della mente. Nulla è rimasto della sua conoscenza, tranne questa luce, ma non può usarla. Perché? Perché i due occhi fisici sono accecati e l'occhio singolo, il terzo occhio, ancora non vede. L'occhio della saggezza, il terzo occhio, deve schiudersi lentamente. Lento, l'amore del vero, del bello e del buono deve scendere nelle tenebrose gallerie del pensiero. Le vie della luce debbono distogliere l'attenzione dello studioso da tutto ciò che ha scoperto, accumulato e usato. Egli ripudia tutto ciò che ha studiato e si apre la via all'aula della saggezza, costruita su un colle e non nel sottosuolo. Soltanto l'occhio che si apre la trova, trova questa via. Benissimo. Può darsi che... Ciao Immacolata. Può darsi che qualcuno di voi si riconosca in questo studioso di secondo raggio, una persona che ha cercato in tutte le sue incarnazioni la conoscenza dell'universo, la visione più ampia e più profonda di ciò che esiste nell'universo e dentro di sé. Conoscere se stesso e tutto ciò che è nell'universo è la sua meta e pensa di raggiungerla attraverso i suoi studi. A un certo punto, quando sente di aver trovato la saggezza che cerca, deve metterla in discussione. È il momento del figliol prodigo che si volge, si ricorda chi è e cambia direzione. Si ricorda che non è un topo di biblioteca, non è uno studioso di libri, è un'anima luminosa che cerca una saggezza spirituale che non si trova nel sottosuolo, ma si trova alla luce del sole dello spirito. Ecco
che butta via tantissime delle cose che ha studiato e contemporaneamente inizia un percorso meno arido, più amorevole, in cui la saggezza diventa un percorso di servizio per il gruppo. Non è più qualcosa che tiene per se stesso, ma è qualcosa che condivide fin dove l'ha appreso. Allora inizia a diffondere l'amore per quel poco che l'ha provato e mentre lo diffonde lo sperimenta maggiormente dentro di sé e inizia un nuovo percorso, un percorso di condivisione. Capite? Benissimo. Questo è un percorso che alcuni di voi probabilmente hanno provato. È un percorso che è spesso vissuto da studiosi, da insegnanti, da filosofi, da ricercatori di verità all'interno delle nostre evoluzioni. Quindi rifletteteci sopra perché potrebbe essere il vostro percorso. Un altro percorso che potrebbe essere vostro è quello del terzo raggio. Il terzo raggio ha questo simbolo, ha il colore giallo, vedete? E ha il simbolo della ragnatela, è chiamato anche il ragno divino che tesse la tela. Infatti, la sua qualità è quella di costruire un piano che è come la tela di un ragno, che è come l'arazzo che si trova all'interno di un meraviglioso tappeto. Ma ve lo racconto con le parole del tibetano. Avvolto da una solitudine di fili, sepolto sotto cumuli di tessuti, sta il tessitore, il ragno divino. La luce non penetra dove egli siede, nella sua stanza. Raccoglie fili su fili per tessere il tappeto dei suoi pensieri, dei suoi sogni, desideri e mire, dei suoi obiettivi. Dice a se stesso: intesso il disegno che cerco e amo. Qui metto un filo e qui un colore, ne aggiungo un altro, mischio i colori e intreccio i fili. Ancora non vedo il disegno, ma sarà come io lo voglio. Altre voci si odono e dall'esterno della camera tenebrosa dove siede il tessitore cresce il volume e la potenza di un suono, si spalanca una finestra e mentre il tessitore grida, accecato dalla luce improvvisa, il sole dello spirito risplende sul tappeto in tessuto e si vede la sua bruttezza. Una voce proclama: affacciati alla finestra, o tessitore, guarda il modello che è nel cielo, il disegno del piano divino, il colore e la bellezza del tutto. Distruggi ciò che hai in tessuto per epoche intere, non è quello che ti occorre. Ricomincia, o tessitore, ma alla luce del giorno, tessi usando come modello il piano divino, non il tuo piano individuale. Vedete? Anche in questo caso il percorso è simile ma contemporaneamente differente. Anche in questo caso c'è un individuo che al buio, tenete presente questo dettaglio simbolico, al buio della sua stanza chiusa, in questo caso intesse il suo piano, perché egli è il tessitore che manipola tutto ciò che è intorno a lui per arrivare a creare un suo obiettivo, una sua meta individuale per se stesso. E ritiene che una volta che avrà realizzato questo piano nella sua vita, questo piano sarà meraviglioso, sarà bello e lui sarà felice. Ma anche per lui a un certo punto arriva il momento del brusco risveglio, con una luce che si spalanca una strada all'interno della sua stanza, la illumina, illumina il suo piano e si vede che è brutto. È un piano brutto perché egoistico, perché è un piano creato per l'individuo, non per il gruppo,
non per il bene collettivo. Ecco che lui fa la svolta, si volge per tornare verso la casa del padre, verso il mondo dello spirito, quando inizia a percepire nei cieli spirituali, attraverso la connessione che comincia ad avere con i mondi spirituali, quello che è il piano divino per l'umanità. Il piano divino che è per il bene collettivo, non è per la realizzazione di un singolo individuo. Capite la differenza? E questo piano collettivo, qual è nel nostro periodo di tempo? Il miglioramento delle relazioni umane all'interno dell'umanità e il miglioramento delle relazioni tra l'umanità e gli altri regni della natura nell'ecosistema, all'interno dell'ecosistema planetario. Quindi gli esseri umani devono non solo andare più d'accordo tra loro, ma devono anche diventare gli amministratori oculati del regno minerale, del regno vegetale e del regno animale, in modo da ripristinare un equilibrio all'interno del pianeta che loro stessi hanno alterato. Questo è il piano per l'umanità attuale. E le entità di terzo raggio, di cui vi ho parlato adesso, le anime di terzo raggio, che hanno dentro di sé la capacità di progettare un piano e di comunicarlo alle altre persone per realizzarlo, sono fondamentali in questo periodo. Sono, per esempio, coloro che intessono le associazioni, le organizzazioni, anche le multinazionali e i governi. Purché queste multinazionali e questi governi lavorino almeno in parte per degli obiettivi evolutivi. Capite? Idem per le associazioni, come lo stesso Ascolto Infinito. Hanno bisogno queste associazioni di entità di terzo raggio che sappiano formulare un piano altruistico per il bene collettivo e sappiano persuadere altre persone per la loro realizzazione, per la realizzazione di quel piano per il bene collettivo. Capite? Queste entità sono fondamentali oggi e forse qualcuno di voi ha questa caratteristica, la capacità di intessere dei piani e renderne partecipi gli altri, senza manipolarli, ma semplicemente persuadendoli della bontà di quel piano per aiutare tutti noi. Il prossimo raggio è il quarto. Il quarto raggio, però, del quarto raggio parlerò poco perché è uno di quei raggi che in questo momento non è in incarnazione. Questo vuol dire che ci sono in questo momento poche anime incarnate di quarto raggio sul pianeta. Probabilmente tra noi non ve n'è nemmeno una. Comunque è il raggio di colore verde, fatto come la bilancia, vedete, un simbolo è la bilancia, ed è il raggio che va verso la luce attraverso il sentiero del bello, dell'armonia artistica. È il raggio, in un certo senso, della creazione artistica e dell'arte. Di questo raggio, però, non parleremo più di tanto questa sera e passeremo piuttosto al quinto raggio, perché in questo momento l'umanità, con la sua evoluzione, non passa tanto attraverso le grandi creazioni artistiche, come è successo invece nei secoli passati. Nei secoli passati, per esempio nel 700, nell'800, siamo evoluti attraverso la grande letteratura, la grande poesia e soprattutto la grande musica. In altri secoli precedenti, attraverso le arti figurative, per esempio attraverso il Rinascimento, durante il Rinascimento. In questo momento,
Molto di più noi evolviamo attraverso il quinto raggio, quello della scienza, che è questo qui, di colore arancione, che ha come simbolo la spada dell'analisi. È un raggio molto importante oggi. Perché vi dico questo? Perché negli ultimi 100-150 anni, in modo particolare, noi evolviamo attraverso la scienza applicata, che è quella del quinto raggio. Le entità di quinto raggio spesso lavorano nell'ambito scientifico. Ecco, forse tra noi questa sera non ce n'è nemmeno una, ma vi voglio parlare un attimino di più di questo raggio, perché è molto importante nella nostra epoca. Nella massa di una piramide di pietra, nel buio profondo di quel luogo, una mente e un cervello incorporati in un uomo, erano intenti al lavoro. Nell'oscuro laboratorio della piramide, uno scienziato faticava tra provette e fragili strumenti, i classici strumenti del chimico, dell'ingegnere, del fisico applicato. Lavorava e faticava perché voleva realizzare il suo sogno, la visione di una scoperta definitiva. Talvolta trovava quello che cercava, talvolta falliva, ma ciò che gli avrebbe dato la chiave per tutto il resto gli sfuggiva. Cerca la chiave dell'universo. Regnava il silenzio. Per l'apertura al sommo della piramide, dal cielo azzurro, cadde una chiave luminosa ai suoi piedi. Recava una scritta di parole azzurre. Distruggi quello che hai fatto e ricomincia, diceva la scritta. Ma soltanto dopo aver scalato la via che sale attraverso la galleria ed essere penetrato nella luce della camera del re, edifica dalle vette, così proverai il valore degli abissi. Allora l'artefice, lo scienziato, arrancò verso l'alto e sale ancora verso la luce. Ecco, questa è la strada della scienza applicata. Sono le anime di quinto raggio. Vi faccio un esempio pratico di un'anima di quinto raggio, probabilmente di quinto raggio. Nikola Tesla, lo conoscete, vero? È stato lo scopritore della corrente elettrica alternata e ha dato quindi l'illuminazione fisica a tutto il pianeta attraverso la corrente elettrica. Ecco, egli è stato letteralmente un illuminatore del mondo ed è arrivato al mondo dello spirito attraverso l'analisi del mondo della materia. Per esempio, analizzando i cristalli come quelli di quarzo, per esempio, è arrivato alla conclusione che i cristalli sono entità viventi. Quindi ha dissolto, in un certo senso, la separazione che noi di solito mettiamo in atto tra il mondo vivente e il mondo inorganico, scoprendo, in un certo senso, la verità esoterica che tutto è vivente a un livello differente di consapevolezza. Questa frase è fondamentale. La scienza esoterica dice che tutto è vivente, dalla pietra al legno, al marmo, al ferro, agli animali, alle piante, agli esseri umani, ma a un diverso livello di coscienza, maggiore o minore. Ecco, attraverso l'analisi, lo scienziato applicato Nikola Tesla è arrivato alla stessa conclusione. Quindi vedete, si può arrivare al mondo dello spirito anche analizzando nel dettaglio il mondo della materia. E attraverso questo tipo di ricerca si può arrivare al bene collettivo, all'evoluzione collettiva, attraverso la scoperta e l'utilizzo dell'energia elettrica, che ha cambiato la coscienza dell'umanità, dissolvendo tutte quelle paure che si annidavano nel buio. Noi attraverso la luce dell'elettricità abbiamo dissolto tante tante paure. Anche attraverso la luce della scienza noi dissolviamo queste paure.
in questo momento storico è fondamentale l'apporto delle anime di quinto raggio, gli scienziati, per l'evoluzione dell'umanità. Perché in questo momento siamo in una fase di transizione dalla civiltà basata sulle energie esauribili, non rinnovabili e pesantemente inquinanti, quelle del carbone e del petrolio, tanto per intendersi, alle energie rinnovabili e non inquinanti, quelle della fusione nucleare, quelle dell'energia solare, l'energia geotermica e via discorrendo. Ma per poterle incanalare, utilizzare, non ci vorranno semplicemente dei pianificatori di terzo raggio o degli studiosi e insegnanti di secondo raggio. Ci vorrà l'opera degli scienziati di quinto raggio, come Nikola Tesla. Ci vorranno dei nuovi Nikola Tesla per riuscire a uscire da questa crisi di trasformazione della nostra civiltà. Qui si vedrà la gloria del quinto raggio. Perfetto. Arrivati qua, andiamo avanti e arriviamo al sesto raggio, il raggio degli idealisti, il raggio dell'era dei pesci. Torneremo sopra il sesto raggio più avanti, magari in un'altra conferenza, se avremo la possibilità di ritrovarci insieme, per parlare di più del sesto raggio e di ciò che ha significato nell'era dei pesci che si è appena conclusa. È il raggio di colore indaco, uno dei simboli è il Graal. Il Graal rappresenta, in un certo senso, l'ideale inafferrabile, irraggiungibile, che tutti gli idealisti di sesto raggio cercano di raggiungere nella loro vita. Realizzare il loro ideale nella loro vita di tutti i giorni è il loro scopo di vita. Allora, questa è la storia del sesto raggio. Il seguace fanatico, accecato dal desiderio del maestro e della verità, portava i paraocchi. Vedeva soltanto una lunga e stretta galleria. Non vedeva altro che lo spazio davanti a sé. Aveva una sola via. La seguiva da solo o trascinando chi gli chiedeva il cammino. Correva lungo la galleria per raggiungere ciò che gli stava davanti. Vedeva una cosa alla volta che voleva raggiungere, una persona, un leader, una verità, la sua verità, un libro sacro, la Bibbia, il Corano, un'immagine del suo Dio o del suo maestro, Gesù, una croce. Talvolta raggiungeva la persona amata, ma invece della bellezza intravista la trovava simile a lui e questo lo deludeva. A un certo punto vide una luce che filtrava da un'apertura in alto. La visione, la sua visione si spense e il seguace incespicò nel buio. Udì una parola che diceva: guarda nel profondo e da ogni parte, la luce della verità è ovunque, nel tuo cuore, in me, in tutto ciò che respira, in tutto ciò che esiste. Distruggi la tua galleria, sii libero. Nelle tenebre un altro pellegrino, brancolando, lo incontrò. Guida me e gli altri alla luce, gridò. Il seguace non trovò parola né guida né formule di verità preconfezionate. Scoprì di essere una guida lui stesso e trascinò altri verso la luce, quella luce che splendeva ovunque, non solo nel suo sentiero. Disse parole di fede nella vita, nella luce, in Dio, nell'amore e nella comprensione, e la galleria scomparve. Sulla scena del mondo stava con molti attori come lui, nella luce del giorno, e cominciò a salire insieme alle altre persone verso la vetta.
Questa è la strada del seguace fanatico che tutti noi siamo stati in qualche momento della nostra vita o delle nostre incarnazioni, particolarmente se siamo delle anime di sesto raggio. L'anima di sesto raggio, nel principio del suo percorso, quando usa ancora delle personalità immature, tende al fanatismo, a seguire un'ideologia, a seguire un leader, a seguire un libro sacro, ritenendo che la verità stia solo nella sua strada e che le altre strade siano il male, o comunque siano più sbagliate della sua, e sente che deve convertire le altre persone al suo ideale, fino a quando egli non ha la rivelazione di una luce maggiore, anche in questo caso, e vede che la strada che sta perseguendo è troppo con i paraocchi. Riconosce allora che non deve più seguire un ideale così circoscritto, così limitato. Il suo ideale deve diventare più ampio, più inclusivo e includere tutte le verità. Non solo la sua verità, anche le verità delle altre persone, anche tutta la vita con tutte le sue manifestazioni, capite? Quindi diventa più amorevole, perde il fanatismo, non cerca più di convincere, di fare proseliti per il suo ideale, cerca invece di portare amore e sostegno alle altre persone. Il suo ideale diventa il maggior bene possibile per il maggior numero di persone. Quindi non sacrifica più le persone al suo ideale. Tipo, io ho l'ideale del cristianesimo, quindi metto al rogo tutti quelli che non credono in Cristo, capite? Invece porta l'ideale dell'amore per tutte le persone. Quindi comincia ad amare più le persone concrete intorno a lui invece del suo ideale astratto. Capite? Questo è il percorso dell'idealista. Vediamo un po' se ci sono altre domande. Benissimo. Perfetto. Arriviamo così all'ultimo percorso di raggio, quello del settimo raggio, che tra l'altro ci riguarda particolarmente perché è l'energia con cui dobbiamo tutti impratichirci, perché è l'energia della nuova era, dell'era dell'acquario in cui siamo entrati e che ci influenzerà per i prossimi 2000-2500 anni. Quindi noi tutti dobbiamo imparare a evolvere e utilizzare questa energia, l'energia violetta, l'energia del cristallo. Vedete? Il suo simbolo è un cristallo violetto, il suo simbolo è l'ordine supremo del mondo dei cristalli, l'ordine che viene creato nel mondo attraverso il rituale, attraverso come un rituale magico. Se infatti il settimo raggio fosse un essere umano, sarebbe un mago o un alchimista, una persona che attraverso il suo rituale trasforma se stesso e la realtà. Infatti, sentiamo cosa ci viene detto di questo percorso. Sotto una grande volta fra due stanze stava il mago. Una stanza era piena di luce, di vita, di potenza, di calma. L'altra era piena di caos informe e di opere senza scopo. Gli occhi del mago erano fissi sul caos. Lui detestava il caos. Alle spalle aveva la stanza piena di luce, di vita e di armonia, ma non la conosceva. Il mago mormorò disperato: per lunghe ere ho cercato di riordinare il caos per far splendere la bellezza, ma non ci sono riuscito. Non vedo che il mio insuccesso. Eppure, attenzione,
attraverso il centro del suo cuore, un grande magnete riversò la sua attrazione e la sua repulsione. Attraverso il rituale di attrazione e repulsione, ridusse il caos fino a farlo sparire ed emersero aspetti di una bellezza mai vista e della stanza rifulse una luce che con i suoi poteri e la sua vita costrinse il mago a muoversi nella luce e a lasciare l'arco del pericolo. Ecco, questo è il sentiero più misterioso di tutti, ma è un sentiero molto importante perché all'interno della nuova era vi sono e vi saranno sempre di più molte anime di settimo raggio. Persone che devono utilizzare l'energia del rituale per portare ordine nel caos. Noi stiamo vivendo un periodo molto caotico, il periodo di trapasso dall'era dei pesci che è tramontata all'era dell'acquario che sta piano piano emergendo. Ci è richiesta una trasformazione. Una trasformazione, come vi dicevo prima, dal caos verso un'armonia superiore, ma un'armonia che non deve essere una dittatura, capite? Una dittatura di polizia. Un'armonia, un ordine di livello superiore, una nuova civiltà, una nuova cultura che vivano un'armonia superiore rispetto alle civiltà che abbiamo appena passato. Per farlo, dobbiamo innanzitutto passare da una civiltà basata su carbone e petrolio a una civiltà basata sulle energie rinnovabili. Ma questo passaggio deve essere fatto con metodo, ordine e attraverso un rituale ordinato per evitare la catastrofe. Quale catastrofe? Per esempio, che abbandoniamo carbone e petrolio troppo in fretta senza avere già a disposizione le nuove energie. Capite? Perché in questo caso ci ritroveremmo senza la vecchia energia del carbone e del petrolio e senza la nuova energia della fusione nucleare o dell'energia solare. Capite? E questo ci metterebbe nei guai. Ecco che è necessario avere degli organizzatori di settimo raggio, dei maghi in un certo senso, che comprendano qual è il percorso più appropriato per vivere il cambiamento col minor livello di disagio, di caos e di distruzione immotivata. Capite? Perché che cos'è la magia se non un rituale fatto di una sequenza di azioni ordinate per ottenere il miglior risultato possibile con il minimo sforzo e col minor numero di effetti collaterali negativi? Capite? Questa è una definizione di magia di settimo raggio. Ecco, io vi chiedo di sentire dentro di voi il più possibile l'energia di settimo raggio per comprendere se potrebbe essere la vostra energia. Capite? Allora è importante che noi non buttiamo via gli ideali che abbiamo maturato nella vecchia era dei pesci, l'ideale dell'amore cristiano, gli ideali della rivoluzione francese di libertà, uguaglianza, fraternità. Ma è importante che li realizziamo nella nuova era attraverso delle azioni ordinate e meditate in modo da realizzare questi ideali per il bene collettivo, attraverso un'azione ordinata e razionale di settimo raggio. Capite? In questo modo l'idealismo perderà i suoi connotati, le sue caratteristiche astratte per diventare una realtà concreta. Capite? Ecco,
Ecco, allora, mi viene detto da Gigliola, prima di tutto un'armonia di pensiero, assolutamente sì, perché per creare un'armonia di azione e una civiltà più armoniosa bisogna partire da un'armonia di pensiero, per poi scendere a un'armonia di emozioni e sentimenti e per poi scendere di livello ancora di più in un'armonia di giuste azioni fatte nella giusta sequenza per ottenere il risultato migliore per il maggior numero di persone. Allora, per concludere questa serata, per non farla troppo lunga, perché vi ho già detto un sacco di cose, tutti questi sentieri sono sette aspetti di un unico sentiero. Il percorso del ritorno a casa del figliol prodigo in questa fase è innanzitutto quello di sviluppare la coscienza di gruppo. Quindi, se noi vogliamo trovare un vero scopo di vita, questa è la chiave della serata, lo scopo della nostra vita, questo scopo non può essere la realizzazione della nostra felicità individuale e dei nostri potenziali individuali. Tipo, divento bravo a fare ingegnere, trovo un lavoro da ingegnere, faccio un sacco di soldi come ingegnere, mi faccio una bella casa e fine. Perché? Perché qualunque felicità di tipo individuale è temporanea, dura un po' di tempo, poi subentra l'infelicità. Qualunque cosa realizziamo, il nostro potenziale individuale, un oggetto materiale, una casa, un lavoro, quello che volete voi. Prima o poi dovremo abbandonarlo, dovremo perderlo, perché fa parte della ruota del divenire. Noi cominciamo a comprendere e a sperimentare uno scopo di vita più gratificante, che ci riempie di più l'esistenza, quando cominciamo a lavorare per il bene collettivo. In che modo? Attraverso l'energia di raggio del nostro sé superiore. Se abbiamo un'anima di secondo raggio, sentiremo la vocazione dello studioso e dell'insegnante. Se abbiamo un'anima di terzo raggio, sentiremo il bisogno di creare dei piani che possano servire al bene collettivo. Magari creare un'associazione, potrebbe essere, o qualcos'altro, potrebbe essere. Se abbiamo un'anima di sesto raggio, è importante che sviluppiamo degli ideali inclusivi, non fanatici, e cominciamo a comunicarli ad altre persone, non per convertirli, ma per condividerli. Se siamo delle anime di settimo raggio, è importante che sviluppiamo la capacità di realizzare degli obiettivi collettivi nel mondo della materia attraverso delle sequenze ordinate di pensieri e azioni. Il rituale magico che si svolge un po' all'interno del nostro mondo interiore, la nostra coscienza, e un po' nelle nostre azioni quotidiane per realizzare qualcosa che prima non c'era. Ecco, questa sera vi ho parlato in generale dei sette raggi, in maniera astratta, perché il percorso, il sistema esoterico di comunicare le informazioni è dal grande, dal macrocosmo al microcosmo. Un'altra sera parleremo più in concreto di come vivere queste energie di raggio. Scopriremo qualcosa di più, magari, del raggio della personalità. Scopriremo qualcosa di più del passaggio dall'era dei pesci all'era dell'acquario, ovvero dall'energia del sesto raggio dell'era dei pesci all'energia del settimo raggio dell'era dell'acquario. Scopriremo magari, con un'altra conferenza, un'altra volta, come vivere l'energia del rituale di settimo raggio nella nostra vita, come applicarla. Come creare dei rituali per trasformare sia noi stessi sia la nostra vita di relazione,
le nostre relazioni, per esempio, con le persone più importanti della nostra vita, con le quali noi creiamo la nostra vita. Capite? Sono tutti argomenti che fanno parte della psicologia dei sette raggi che questa sera abbiamo iniziato a esplorare e che potremo conoscere meglio durante altre conferenze. Ecco, se volete conoscere qualcosa di più di questi argomenti, potete trovarli nel libro Le melodie dell'anima. Ok? Perfetto. E Mariella mi dice che alla fine la luce prevale sulle ombre. Assolutamente sì, e la luce è progressiva. Quindi noi gradualmente facciamo il lavoro dell'alchimista interiore di trasformare queste ombre in luce. Perfetto, io spero di essere stato chiaro. Eventualmente potete rivedere questa conferenza su Focus, naturalmente, perché probabilmente è una conferenza molto densa in cui abbiamo condensato in poco più di un'ora tantissime conoscenze che vanno metabolizzate con calma. Se avete delle domande, potete comunque postarmele via Messenger, potete chiedermi l'amicizia. Potete scrivermi appunto dei messaggi e eventualmente scrivetemi delle domande se non vi vengono in mente adesso, in modo tale che potremo riprenderle in una futura conferenza tutte insieme. Va bene? Vedrete che ogni vostra domanda individuale servirà per tutto il gruppo. Perfetto. Allora, io vi auguro buona serata e buonanotte. Allora, a presto. Ci vediamo alla prossima puntata con i sette raggi e i loro sentieri evolutivi. Ciao, buona serata. Ciao a tutti.